La cattedrale di Mantova, detta anche Duomo, è un edificio molto importante per la vita religiosa, ma anche sociale della città di Mantova. Parliamo di cattedrale e di Duomo. Cattedrale perché la chiesa conserva la cattedra, vale a dire il seggio riservato al vescovo, dal quale il vescovo esercita il suo compito di maestro della fede e di guida della comunità pastorale. Altro termine equivalente è anche quello di Duomo, dal latino domus, la casa della comunità, che sta a significare la chiesa più importante della città. La cattedrale di Mantova ha un grandissimo pregio, quello di avere al proprio interno, di conservare una sintesi incomparabili della sua storia e della storia della sua civiltà. Questo perché tutte le epoche sono rappresentate nella cattedrale, dall'origine etrusca, all'epoca romana, all'epoca bonacolsiana, all'epoca comunale, all'epoca gotica, al Rinascimento, al 600, al 700 fino al 1800. Nessun altro edificio a Mantova può avere e vantare questa particolarità. Il restauro della facciata non soltanto ha costituito un indubbio valore artistico, ma ci ha restituito anche una pagina esemplare per la vita cristiana, proprio per la presenza sulla facciata di statue di santi che ci richiamano come credenti la nostra condizione, ecco, di pellegrini, ecco, verso l'eternità e verso la santità. Si potrebbe dire, con un'immagine abbastanza significativa, che la facciata richiama il Pantheon della santità mantovana, che poi trova all'interno un suo corrispettivo negli altari con i corpi dei santi e dei beati che vi sono custoditi. La facciata della cattedrale di San Pietro di Mantova risale al 1755, quando il vescovo Antonio Guidi di Bagno decise di sostituire la vecchia facciata dei Dalle Masegne, risalente alla fine del 300 e primi del 400, ormai in condizioni di conservazione pessime. Il progetto che risultò vincitore del concorso di idee era quello di Niccolò Baschera, un architetto, ingegnere militare romano attivo qui a Mantova. La facciata venne poi decorata da 8 statue e alcuni medaglioni di Giovanangelo Finali, uno scultore della Valsolda attivo soprattutto a Verona, ma anche qui a Mantova. L'imponente facciata marmorea del Duomo e l'apparato decorativo di statue e medaglioni a basso rilievo necessitava di un intervento di manutenzione importante. Questo intervento è stato condotto in perfetta sintonia tra diocesi, committente dell'intervento, la ditta incaricata e la soprintendenza. Noi abbiamo messo in campo tutte le competenze presenti in ufficio, la restauratrice Aria Amato, la storica dell'arte Deborah Trevisan, l'architetto Giulia Bressan hanno seguito costantemente sia la parte, diciamo, di progettazione dell'intervento, sia quella esecutiva. La condivisione sia metodologica che operativa dell'intervento di manutenzione e restauro ha creato i presupposti per un intervento pienamente condiviso, che ha consentito un risultato, a mio modo di vedere, assai soddisfacente. La facciata ha riacquistato dignità ed è possibile ora riapprezzarla in maniera totale, restituendo al Duomo una facciata sicuramente di grande livello e di grande qualità. L'apparato decorativo della facciata è costituito essenzialmente da due tipi di materiale lapide, provenienti dalle vicine cave veronesi, attorno ai Monti Lessini. Per i gruppi scultori e i capitelli è stata impiegata una pietra tenera, una pietra carbonatica chiamata comunemente pietra gallina.
si presenta in modo compatto ed è adatta appunto alla realizzazione di un modellato complesso, tipo le foglie d'acanto, dei capitelli, fino ai pizzi dei paramenti sacri indossati per esempio da San Luigi e da Sant'Anselmo. Il rivestimento liscio, non decorato, è stato realizzato con una pietra che si chiama pietra di Prum o scaglia rossa, con lastre spesse anche 12 centimetri. Lo stato di conservazione in generale era stato indagato in occasione delle ispezioni fatte subito dopo il terremoto e si è potuto così capire che lo stato di conservazione causato dalle patine biologiche, dal guano dei piccioni e da tutti i prodotti collegati andava via via aggravandosi. E quindi si è presa la decisione per rimettere in equilibrio tutto l'assetto della facciata. Le sculture si presentavano pressoché coperte da consistenti patine biologiche, costituite da muschi, licheni e zone umide dove si depositavano progressivamente ogni sorta di particellato carbonioso, polveri, eccetera, formando quelle che sono note come croste nere. Un altro importante fattore di degrado è costituito purtroppo dalla vocazione a scagliarsi della pietra di Prum, le cui venature di natura argillosa cedono progressivamente al dilavamento delle piogge acide. L'intervento ha cercato di neutralizzare il più possibile i fattori di degrado con un approccio in alcuni casi innovativo. Nel consolidamento, per esempio, abbiamo usato dei prodotti in nanomolecole addensati con del caolino pozzolanico, con il quale abbiamo trattato tutte le zone erose dal dilavamento. È stato poi proposto in progetto ed accettato dalla soprintendenza l'utilizzo della pulitura criogenica. Questa pulitura si basa sull'impatto a bassa pressione del ghiaccio secco, cioè CO2 che viene fuori a meno 78. Questi granuli, colpendo la superficie, provocano uno shock termico comunque innocuo, però questo shock termico stacca lo sporco. E la particolarità è che non abbiamo effetto di bagnamento perché i granuli dallo stato solido passano direttamente allo stato aeriforme. E questo ci ha permesso di rimuovere le patine biologiche evitando noiose ma anche deleterie spazzolature per rimuovere tutte le parti morte della vegetazione. Alla fine di questo lavoro devo dire che mi sono emozionato tantissimo, specialmente quando ho visto svelarsi le prime statue dal basso. Mi sono reso conto da lontano di aver partecipato comunque a un'impresa che mi legava anche agli autori di questa opera, che sicuramente sono stati ispirati dallo spirito. L'aver pensato a questa montagna che si proietta in alto con tutti i suoi santi sembrava quasi una liturgia della terra, degli uomini che incontra la liturgia del cielo proprio all'apice. Aver partecipato a questo mi emoziona ancora. Il restauro della facciata richiama anche altri lavori che sono in prospettiva, vale a dire l'accessibilità dell'edificio anche per le persone diversamente abili e in particolare la possibilità di utilizzare il campanile come visita culturale, oltre che un recupero e una sistemazione dell'aspetto sismico del campanile stesso.
Questo intervento ha dunque consentito di restituire alla facciata settecentesca piena dignità e di renderla parte integrante di un complesso che ancora mostra tutti i segni della sua lunga storia, a partire dalla parte laterale della facciata gotica, l'intervento giuliesco, fino ad arrivare appunto alla facciata settecentesca restituita alla sua bellezza, a testimoniare un momento importante della storia della città e della cattedrale stessa. Il restauro è stato particolarmente apprezzato dalla comunità cristiana, che ha così ritrovato la propria chiesa, nella quale si veniva a pregare, si veniva a incontrare gli altri, a riporre le proprie preoccupazioni e dove anche si possono ritrovare le ragioni della propria speranza.